A 36 anni di distanza dal sisma dell'80 c'è la necessità di riordinare la protezione civile. Questo è l'obiettivo della proposta di legge presentata ad Avellino dalla Presidente del Consiglio regionale Rosa D'Amelio, insieme al Presidente della Commissione regionale Ambiente Gennaro Oliviero e al Direttore generale Lavori Pubblici e Protezione Civile Italo Giulivo. L'obiettivo della proposta è quello di rendere ancora più efficiente uno strumento che in questi anni ha dimostrato di essere fondamentale in caso di calamità. Regione Campania incredibilmente è una delle poche regioni che, pur avendo subito il terremoto dell'80, non aveva una legge regionale sulla protezione civile. Certo, c'erano state una serie di delibere, di regolamenti, e abbiamo ritenuto utile dotarla di una legge regionale, naturalmente che in stretta sintonia con le leggi nazionali, con la legge nazionale che c'è sulla protezione civile, una funzione di coordinamento di tutto ciò che sul territorio si muove, dei punti che in sinergia con le prefetture lavorano nei geni civili provinciali, la rete sulle emergenze, non solo terremoti naturalmente. Noi siamo una provincia, io dopo di qui vado a 15, dissesto idrogeologico, una serie di difficoltà su tutte le emergenze che ci possano essere, e anche però insieme con questa legge fare in modo che possiamo utilizzare tutto il mondo dell'associazionismo, del terzo settore, quello che si muove talvolta in solitudine, volontariamente, invece che ci sia un coordinamento effettivo, mettendo in campo risorse massicce per mettere in sicurezza edifici che sono non a norma. La Regione Campania è partita con un bando di 25 milioni di euro. Arriveremo nel 2017 a poter utilizzare 120 milioni di euro. Insieme con il lavoro che sta facendo il Governo nazionale sulla sicurezza delle scuole, io credo che noi possiamo cominciare a dare un po' una svolta nelle nostre realtà.